Ciao a tutti, sono Marta, benvenuti nel mio canale YouTube. Stanotte è stata una notte un po' di tensione perché è un periodo particolare, penso per tutti, e dovevo andare in ospedale stamattina, quindi ero un po' preoccupata per tutta una serie di motivi. Quindi sono appena tornata a casa. È una bellissima giornata di sole qua a Orange County e penso che farò un video di Pilates Flow giusto per riconnettermi e calmare un po' la mente gli innumerevoli pensieri che stanno attraversando ora. Quindi se volete unirvi a me a questo video mi farà molto piacere. Grazie. Comincio seduta, sentendo bene i dischi, con le mani lungo i fianchi. Cerco un contatto con la colonna vertebrale, quindi la testa cerca di raggiungere il soffitto e da qui comincio la mia respirazione. Inspiro ed espiro, butto fuori l'aria. Magari chiudo gli occhi, sento, cerco di provare a capire la posizione del mio corpo, quindi le spalle, il collo, le orecchie, che siano tutte in linea. Inspiro ed espiro, svuotando la pancia. E un altro inspiro profondo ed espiro. Gli occhi, apro bene le dita dei piedi, porto le braccia verso l'alto, inspiro, espiro, provo a raggiungere i piedi con le due dita, mi aggancio all'alluce, provo a distendere la schiena, le spalle sono giù, addominali dentro e mi allungo la schiena, magari guardo i piedi così la testa è in linea con la colonna vertebrale. Faccio un altro paio di respiri, cerco di distendere bene la schiena e le gambe. Se per voi è impossibile avere le gambe completamente distese, provate a fare questo con le gambe piegate. La mano dentro la suola del piede destro e porto il piede destro all'interno della coscia sinistra, non vicino al ginocchio, leggermente prima. Anche qui, se il vostro ginocchio vi impedisce di aprire bene l'anca, potete mettere qualcosa sotto il ginocchio. Cammino le mani lungo la gamba sinistra e cerco di andare a stracciare il lato, quindi il QL, cosiddetto il quadrato lumborus, fletto bene il piede sinistro. Cerco di mantenere una schiena dritta. Inspiro ed espiro. Normalmente prima della giornata o di qualsiasi lezione, io cerco sempre un momento di regroup con il corpo, che sia uno stretching, che sia solo una respirazione, però un momento in cui posso ritornare al corpo. Sento bene l'ischio sinistro e magari vedo di stretchare un po' di più. Se avete un muro davanti a voi, questo potrebbe essere un buon esercizio anche con il muro davanti. E ritorno. Questi ovviamente non sono esercizi propriamente del repertorio di Pilates, come potrete aver capito, sono
sono più dello yoga, indubbiamente, però io penso che sia giusto fare un mix delle discipline e fare quello che ti fa stare bene. Quindi mi riallineo, porto il corpo in centro, raggiungo la suola sinistra, porto il piede sinistro all'interno della coscia destra, cammino le mani in avanti. Magari un lato è più difficile dell'altro, siamo tutti diversi. Siate semplicemente consapevoli delle tensioni che vengono accumulate nel corpo. Quando siete pronti, magari andate con uno stretch un po' più intenso. Inspiro ed espiro. E ritorno. Mi riporto di nuovo al centro. E mi siedo leggermente più in mezzo al tappetino, con i piedi leggermente separati, le mani dietro le cosce, a lungo della schiena, le spalle. Sono giù, i gomiti leggermente aperti. Inspiro, ispiro, vado con la mia C-shape, curva C e ritorno. Ed espiro, curvo. E ritorno, inspiro, raddrizzo la schiena, espiro, curvo. Inspiro. Ed espiro, questa volta porto le mani in avanti e vado un po' più indietro con la schiena, portando la zona lombare sul tappetino, resto lì. Inspiro, espiro, ritorno su, ombelico verso la colonna, raddrizzo la colonna, inspiro, espiro, curvo. Porto di nuovo la zona lombare sul tappetino, inspiro, espiro, ritorno su. E raddrizzo e inspiro, espiro, ritorno giù, le spalle sono aperte, cerco sempre di stringere tra le ascelle, i piedi sono rilassati, inspiro, espiro, ritorno, raddrizzo la colonna, inspiro, espiro, curvo. Inspiro, espiro, ritorno su. Tengo la curva e poi mi raddrizzo, ritorno giù. Zona lombare sul tappetino, porto le mani verso il tappetino, porto sul braccio destro, espiro, porto giù. Resto sempre col braccio destro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro. Ultimi tre. Guardo in avanti. Braccio sinistro vado. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Ultimo. Inspiro, porto le mani dietro le gambe, uso le braccia, espiro, mi porto su, raddrizzo la schiena, guardo in avanti, diciamo un po' sopra la mia testa, apro il cuore, vado in estensione e ritorno dritta, di nuovo ripetiamo, cuore verso il soffitto, guardo su in alto, stringo bene le scapole. E ritorno e mi porto giù sul tappetino. Distendo gamba destra, distendo gamba sinistra, stringo bene le gambe, palmo delle mani che si guardano, vado con il roll up. Inspiro, resto qua,
Un po' lo preparo, sento bene i muscoli che si stanno bruciando, stringo bene quei piedi uno con l'altro, allo stesso tempo cerco l'imprinting della schiena allungando la parte sopra delle anche, tengo, 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 ritorno giù, quindi facciamo prima la preparazione. Inspiro, le braccia non sono completamente giù perché altrimenti andrei ad aprire la scatola toracica troppo. Inspiro, espiro su. Resto, resto, come quasi che se volessi tirarmi su, ma ancora non mi tiro su. Ritorno giù. Inspiro, espiro su. Questa volta provo a sollevare la gamba destra. Fluttua e la porto giù, spingo bene il pavimento, porto su gamba sinistra. E la porto giù, spingo bene per terra sulla destra. E porto giù, mi resto su, sterno e dentro. Alterno, ultimo destro. Inspiro, espiro, porto giù, vado con il roll-up completo. Inspiro, espiro. Creo la mia curva C, si spera decente. Sento com'è. Sento se sono nella posizione, inspiro, espiro, addominali dentro. Zona pelvica, tac, bacino retroverso, trovo tutte le mie vertebre sul tappetino, ritorno in allungo. Inspiro, posizione forte, espiro. Colonna lunga, la testa si vede. Le spalle sono indietro, la pancia come se qualcuno mi tirasse da dietro, le gambe sono lunghissime, incollate lì al pavimento. Incollate, incollate mentre ritorno giù. Mi allungo. E inspiro. Espiro su. Braccia attive, inspiro, espiro, ritorno. E inspiro, espiro su, inspiro e porto la gamba destra verso di me, continuo a tenere la gamba sinistra dritta, porto giù il corpo e stendo la gamba destra, la porto verso di me, faccio un ballo stretching, fletto e punto il piede. Per due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ne facciamo 10, 8, 9, 10, mantengo il flex, porto le mani lungo, porto le braccia lungo i fianchi, porto la gamba destra e sinistra, cerchio uno, inspiro. Espiro, vado con leg circles e inspiro, espiro. Ancorate bene con le anche, addominali attivi, usate bene l'interno coscia. E ultimo, stoppo il piede, vado a destra e cerchio 1, 2, 3, 4, 5. E 6, porto al centro, punto, abbasso leggermente la gamba a 60 gradi. Porto sulla testa, le spalle, allungo un po' di più con la gamba, vedo di avere le anche allineate. Porto su, teaser prep. Inspiro, espiro con modificazione e porto le braccia in alto. E braccia, testa, spalle. Espiro su. Tengo bene in distesa quella gamba e ritorno. E inspiro, potete sempre modificare questo piegando questa gamba e piegando anche l'altra, vero? E inspiro, espiro su. Continuiamo, fatti 4 e ritorno. Al prossimo scambiamo.
Facciamo prima il teaser e poi ritorniamo all'ex circle, torno su. Inspiro ed espiro, porto giù. E inspiro, espiro, guardo bene la schiena. Siamo tutti un po' storti in questi tempi, quindi semplicemente sappiamo dove siamo storti. Riusciamo a migliorare la situazione? Sì, meglio. Facciamo qualcosa a riguardo. Lavoriamo sui muscoli per cercare di portare più equilibrio. Ultimo. E inspiro. Distendo la gamba. La piego verso di me. E la distendo di nuovo in alto. Fletto il punto per 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ultimi 3. E fletto, braccia lungo il corpo, vado con l'ex circle, vado a destra, e uno cerchio, e due, e tre, respirate, quattro. Ultimo, altra direzione, uno, due, tre, quattro, 5 e 6, tengo, 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 punto il piede, piego, porto le gambe insieme, porto le braccia verso l'alto e le apro in posizione T, spingete bene, sentite l'energia tra le braccia, aprite bene la zona clavicolare, stringo bene quelle gambe e adagio le braccia a terra. Inspiro, vado con spine stretch supine, vado a destra, espiro, ritorno. Inspiro, vado a sinistra, espiro, controllate magari mettete i piedi troppo su, io ho appena corretto, ed espiro, inspiro, stringete bene quelle gambe, ed espiro, ritorno, e inspiro, spalle giù. Ed espiro, usate bene la schiena e gli addominali per spingere le gambe in al centro e inspiro, vado, 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 questa volta distendiamo tutte e due le gambe e ritorno al centro, piego, uso bene i quadricipiti femorali, il tallone verso il gluteo e vado a sinistra, stringo bene, distendo lunghissime le gambe, ritorno al centro e piego e vado di nuovo a destra e allungo, allungo e ritorno e porto questo in preparazione del corkscrew e andiamo a sinistra, allungo, 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 ritorno, resto con le gambe distese. Ora facciamo prima un po' di pendolo, vado a destra, ritorno al centro, passo per il centro, vado a sinistra e ritorno al centro, vado a destra, adesso vado coi cerchi, vado giù, uno, ne facciamo tre, stessa direzione, e due, e tre, stop, sinistra, e vado giù, uno, e inspiro, espiro, e tre, e stop, piego, porto le mani sopra le ginocchia, porto sulla testa e le spalle, è ora del centinaio, porto le braccia indietro ed espiro, distendo e vado, espiro, e in, e out, in, 2, 3, 4, 5, out, e in, out, in, out, due in più si inizia a farsi sentire, ultimo,
out, porto tutto dentro, porto le ginocchia verso la fronte, mi chiudo a pallina, vado da parte a parte, massaggio la schiena. Testa giù, spalle giù. Facciamo addominali bassi. Un piccolo break per il collo e le spalle. Porto giù le gambe. Ritorno su. Quindi 90 gradi anche ginocchio e caviglia. Quello non lo cambio. Vado solo giù con le gambette. Ritorno su. Tanto quanto posso. Se faccio un piccolo movimento, va bene lo stesso. L'importante è che siamo super cauti con la schiena, quella non va a modificarsi. Stringo bene le gambe, usate bene l'interno coscia. Vado, 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 espiro, ritorno. Inspiro, cercate di non aggrapparvi al tappettino. Ultimi tre, inspiro, vado, vado, vado. Espiro. Ultimi due. Ed espiro. Ultimo. Espiro. Single leg. Ultimi. Cinque. Cinque. Quattro. Quattro. Tre. Tre. Due. 2, 1, 1, porto insieme, porto giù i piedi paralleli, come le distanti quanto le anche, vado con il mio pelvic curl, inspiro, espiro, imprinting della schiena, articolo su, aggiusto la maglietta, guardo le anche, se vedo le anche bene, stringo ancora di più quei glutei, apro bene le spalle, costole giù, mi raccomando. Inspiro, espiro, riarticolo. Uso bene quelle braccia. Le tengo distese, lunghissime verso i piedi. Inspiro, espiro, imprinting. Mi dispiace c'è chi dice che non uso più questa parola. Io continuerò ad usarla, per me funziona. Ascolto cosa mi dicono anche gli adduttori qui. Li sto usando? Sto stringendo quelle ginocchia, inspiro, magari provo a portare i talloni più verso di me o più in fuori, questo dipende dalla vostra anatomia, ed espiro, ritorno. Io li ho avvicinati, sempre cambiare la posizione se non vi quadra, dovete ascoltare il vostro corpo, inspiro, espiro, imprinting, e ritorno su. Inspiro, guardo, continuo a guardare in alto, la testa è sempre molto rilassata, uso bene gli addominali. Vado con le braccia su perché a me piace molto questa variazione, magari tutte giù o no. Inspiro, espiro, riarticolo. Inspiro, espiro, ritorno. Ne facciamo uno e poi non pensate che sia finito. Con le pelvic curl, perché ci aspetta un po' di lavoro sui glutei, un po' di più, quindi una piccola variazione nella pelvic curl, apro bene le gambe, come il tappettino, mantengo le braccia su, se siete stanchi potete creare una specie di diamond shape con le braccia, cosa che io in questo momento farò. Mi spingo bene con le gambe, inspiro, espiro, articolo su, quindi guardo ancora le mie anche, sono nella stessa linea, ho le gambe aperte allo stesso modo, stringo bene quei glutei, andiamo in un'abduzione, quindi apro bene e chiudo, apro bene, sento bene quegli rotatori esterni lavorare, e vado, tengo, tengo, tengo quell'altezza, in un certo senso è anche distensivo per il fronte del corpo.
spalle che lavorano. Facciamo gli ultimi 5, 4 in apertura, 3, 2, 1 e porto su di più. Porto l'asso pubblico più su e più su, stringo bene quei glutei. E 3, e 4, e 5, e 6. Se avete maschi mal di schiena andate più giù, fatelo più basso. Ultimi 5. 4, 3, 2, 1 e riarticolo, riarticolo, riarticolo. Porto, incrocio le gambe, porto le mani sopra i piedi, se riesco, se non ho problemi alle ginocchia, non interventi, non ho problemi di crociati, questo è un buon stretching. Se ci sono tutti gli altri problemi, per favore limitatevi a questo, ok? Sempre be safe con il vostro corpo. Allora, qui la cosa bella, o lasciate la colonna andare, quindi un po' lontana dalla testa, quindi con le vostre curve della schiena, oppure magari appiccicate la schiena al pavimento, sentendo ovviamente più stretching sul gluteo. Se iniziate ad avere male alle ginocchia, ancora fate l'altra posizione, quella che ho mostrato prima. Cambiamo, quindi intrecciamo gamba sinistra sopra la gamba destra. Ancora colonna molto lontana dalla testa. E giocate un po' sulla posizione, oppure fate, schiacciate la zona lombare sul tappettino e provate a restare nello stretching. Inspiro ed espiro. Cominciamo con l'esercizio di lato. Piego, porto giù i piedi, mi giro, io mi giro con l'anca destra sul tappettino. Andiamo in preparazione prima. Questo è un esercizio che faccio di rado, ma in realtà è molto efficace. Quindi porto le gambe unite, sono in appoggio sull'avambraccio. Mi raccomando, attenzione gomito, o mano bene spalmata sul pavimento oppure pugno. Cosa, dipende da cosa preferite. Spalla attiva, muscoli laterali attivi, costole indentro, alzo su le anche e ritorno e porto su e vedo come va e magari ritengo su, teniamolo su per 10, 9, 8, magari distendo la gamba sopra, ultimi 5, 4, 3, 2, 1, porto indietro e ritorno. Penso di essere pronta per quello normale, il side plank. Gamba sopra, leggermente in avanti, gamba sotto, leggermente indietro. Mi raccomando, non spingetevi troppo con i piedi, mi allontano leggermente, in modo tale che quando sono su, la mia curva del corpo in teoria dovrebbe essere a posto, vedremo. Mano destra in appoggio. Mi preparo, tutto contratto, porto su. A me piace guardare in avanti, però potete anche guardare la mano. Io preferisco per il mio collo in avanti. Tengo, tengo, tengo. Riporto in posizione di plank, quindi sono in diagonale, non sto più facendo un arco col corpo. Vado giù, quasi, quasi completamente. Sono giù, ritorno su. Diagonale, fortissime, costole dentro, ritorno giù. Inspiro, espiro, porto su. Pronti per il twist? E adesso porto il braccio sinistro all'interno. Faccio una bella linea col corpo, guardo indietro. Ritorno alla mia diagonale. E vado giù,
Sto un po' scivolando con la mano, quindi vediamo come va il prossimo. Inspiro, espiro su. Inspiro, espiro, ritorno e ritorno giù. Per oggi va bene così, più che altro perché sto scivolando. Faccio uno stretching nel lato destro. Questa è la parte più bella. Ritorno. Porto le gambe dall'altra parte. Ripeto tutto. Sono sull'avambraccio. Iniziamo con la preparazione per, diciamo, attivare i muscoli che poi andremo a lavorare. Questo giro le gambe sono sopra l'altra. Porto la mano destra, allontano le costole da terra. Sono sull'avambraccio, porto su. E giù. Porto su. Inspiro, espiro su. Tengo, tengo, tengo. Porto giù. Porto leggermente in avanti la gamba sopra, vado con side plank e il twist. Mi aggiusto, magari un po' più lontane le gambe. Vedo bene di avere la spalla più lontana della mano. Quando sarò in side plank, la spalla dovrà essere sopra il polso, in teoria. Inspiro, espiro. E adesso porto in diagonale. Linea, pensate sempre a linee quando facciamo questi esercizi e torno giù soffice, non è un... che cado come un pero, inspiro. Ritorno. Ultimo inside plank, poi andiamo nel twist. Inspiro, espiro su. Porto su quelle anche. E vado e ritorno e ritorno giù e porto su e vado e ritorno e porto giù. Ne abbiamo fatti due o tre? Facciamone tre. Inspiro, espiro su. E vado, vado, guardo indietro bene, stringo bene con le gambe, allungo e ritorno giù. Sono pronta per gli esercizi per la sera. Vado a pancia in giù. Mi aggiusto. A me piace fare questo movimento, però al mio maestro probabilmente non piacciono queste cose, però va bene lo stesso. Io tocco bene con il dorso del piede a terra, le anche, anche sono pesanti, sento l'osso pubico che vuole allungarsi verso i pantaloni. Partiamo con il basic back extension, mani lungo i fianchi che strizzano il corpo e ritorno. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, porto, braccio destro in avanti, braccio, attenzione, braccio sinistro agli ostacoli, alzo sulle gambe, su in me, espiro per 5, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, battete quei piedini e quelle mani, braccia lunghe, gambe lunghe. Ultimi, inspiro, espiro, porto le mani sotto le spalle, mi spingo in child pose per 10 secondi. Vado con cat and cow, or cat and stretch, come preferite chiamarlo. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Espiro, curvo.
Inspiro, mi allungo. Espiro, curvo. Inspiro. Andrò a fare una modifica. Quindi, curvo, punto i piedi. Distendo, fletto i piedi. Allargo bene gli ischi. Sento bene allungare. Estendere la colonna. Curvo, punto. E distendo. Bene. Porto leggermente le mani più avanti. Vado con il front support. Distendo gamba destra. Come se fossi già pronta per distendere a sinistra. Quindi sono già in buona posizione. Spalle lontane dalle orecchie. Apro bene quelle dita del piede ed estendo la gamba sinistra. Tengo il plank per 5, 4, 3, 2, 1. Porto gamba destra dentro e ritorno. Gamba sinistra dentro e ritorno. Bacino non si muove. Gamba destra e ritorno. E ritorno, destra, ginocchio in e out, sinistra, ginocchio in and out, resto fuori. Trovo bene la plank. Punto, gamba destra, porto su, 1, 2, front support, leg pull front, cambio gamba. Punto il piede su, 1, 1, vado in up stretch, 1, porto le punte dei piedi più vicine alle mani, per me funziona, distendo bene la colonna, vado in quella posizione, direi più di elephant sulla reformer, no? Costo ben dentro, facciamo un paio di respirazioni così, testa in mezzo alle braccia, inspiro ed espiro, sento bene lo stretching, inspiro ed espiro, mi porto in ginocchio e vado con i tricipiti. Io rifaccio i quadrupedi, siete molto assolutamente benvenuti a farli in plank, quindi piccolo e distendo, i gomiti sono in dentro e piego e allungo come se avessi 20 libri sopra la schiena, non mi voglio far cadere, distendo, tengo bene gli addominali, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, ultimi 5. Aprite bene con le dita delle mani, spingete bene sulle ditina, ultimi 2. Distendiamo gamba destra, flettiamo il piede, apriamo, chiudo e apro e chiudo, guardo bene le anche, controllo di essere tutta in allineamento, ne facciamo 10, ovviamente ho già perso il conto, facciamo che mangiamo tutti i 5, apro, chiudo. Questa è la mia gamba buona, sarà interessante con la sinistra. Ultimo. Porto indietro. Mi riaggiusto se ho perso magari il bacino. Io tendo ad andare in lordosi, quindi io devo stare attenta a quello. Voi state attenta alle vostre. Distendo bene. Apro e chiudo. Sinistra, gamba sinistra, stiamo facendo.
porto la gamba al centro di nuovo, controllo le anche. Non preoccupatevi se il range è un po' diverso, lavorateci. E ultimi 5. Cerco di mantenere le spalle allineate, quindi non sto andando con una un po' più in avanti. Ultimi 2. Ultimo. Bene. Apro le ginocchia, vado. C'è il pose yoga style. Bacino verso i talloni. A me piace andare anche un po' oltre, quindi in apertura delle spalle cammino le mani avanti, se riesco alzo la guardo in avanti, apro bene le spalle. Non è da tutti questo. Chi è molto flessibile, chi lo sa sicuramente più di me, a chi fa già venire mal di testa il pensiero, li mettersi in quella posizione, va bene, cercate di ascoltare come sempre il vostro corpo. Sono in ginocchio, andiamo di tal straccia. Premesso che ho odiato questo esercizio per anni, adesso credo che sia un tocca sana. Speriamo che la mia testa non sia tagliata. Porto le mani in avanti. Preparo il corpo. Osso pubico verso in avanti, in avanti, in avanti, in avanti. Stringo bene. È qui che è il segreto. Quadricipite femorale, gluteo, come avere una nocciolina tra i glutei. Guardo osso pubico. Tengo, tengo, tengo gli addominali. Adesso vado dall'articolazione del ginocchio indietro. Inspiro. Una piccola flessione dello sterno, porto su, ritorno, preparo, inspiro, preparo il corpo, stringo, 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 vado indietro, inspiro, espiro, ritorno. Si sente, ultimo. Inspiro, se avete male al ginocchio, no bene, eh? Quindi inspiro, preparo, magari mettete qualcosa tra le gambe, preparo bene, stringo i glutei, osso pubblico di più verso in avanti, inspiro, espiro, ritorno. Bene, facciamo un po' di gambe e, come per dire, non avessimo già fatte, sì, le abbiamo già fatte, però concludiamo con qualche esercizio un po' più da ballerina, perché quello è innato, quindi mi distendo. Vado nella mia banana shape, curva banana, guardo i piedini, li porto coi talloni insieme, punte separate, opzione anche questa gamba piegata. Vediamo come va con la gamba distesa e dopo casomai la piego. Vado in un passé, punta del piede sul ginocchio, distendo la gamba, ritorno. Premesso che questi esercizi ci sono anche nel Pilates moderno, quindi questo è per la categoria maschile, che magari non sarà molto felice di fare il développé, e ritorno e vado magari, a me piace farli lenti in tenuta, però dipende dai gusti. Ultimi 5. Perché mi piace farli in tenuta? Perché così sento bene tutti i muscoli lavorare. E magari non potrà sembrare molto inizialmente, però dopo il quinto dovreste cominciare a sentirlo. Altra cosa, se per voi è impossibile stare in questa posizione, fantastico farlo addosso al muro, quindi con il muro dietro, anzi aiuta tantissimo per mantenere la posizione
Ultimi, un po' di spazietto qua sotto, eh? Non stiamo schiacciando, manca. E vado in gran batman. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Porto gambe in avanti chiusa, la chiudo, alzo su quella sotto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cerchietti. L'importanza è che di direzione faremo anche l'altra direzione. Ultimi 5. Se vi fa male l'anca e sapete che siete un po' propensi ad avere male, vi consiglio di mettere un cuscino sotto. E ultimi. Ho già cambiato direzione. Guardo in su, vado con la pancia verso l'alto. Porto le ginocchia al petto, facciamo dei rolling per andare dall'altra parte. Quindi prima porto le ginocchia verso di me, alzo sulla testa e spalle, porto su, sto in equilibrio. Inspiro e espiro, spalle giù. Tengo. Ultimi due. Prima di passare l'open leg rocker, apro le gambe, distendo la schiena, guardo in avanti. Ritorno su, il primo di solito non conta, e guardo giù, ritorno, allungo la schiena, espiro, curvo, e ritorno, sto dondolando. Inspiro, vado indietro e espiro, ultimo. Chiudo tutto, mi giro, vado dall'altra parte. Passe, su e giù. Ne facciamo 10 di passe developpe. Per chi volesse skippare tutta questa parte, sappiate che tutto quello che abbiamo fatto prima è già una lezione completa di Pilates. Quindi non abbiatene, ok? Questo è il mio allenamento che condivido con voi e queste sono le cose che ovviamente fanno bene a me. Vado in gran batman. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ci stiamo dimenticando l'interno coscio, alzo, 2, 3. E sì, sono sudata. Queste lezioni di mat un po' più avanzate, ovviamente si sta facendo anche un po' di cardio e fa bene per la circolazione, quindi sangue, respiro, umore. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1. Chiudo tutto. Adesso vi dico, faremo del rollover, proveremo a fare il control balance e direi che poi saremo abbastanza a posto. Vediamo, magari andiamo a qualcosa. Piccola attenzione con
full balance, rollover. Io ho la stenosi cervicale, quindi questi esercizi li prendo con molta, molta cautela e provo a farli quando mi sento sufficientemente forte per poterli fare. E non li consiglio a tutti, assolutamente no. Se è la vostra prima volta, non fate questa lezione se è la prima volta che fate Pilates, ok? Assolutamente no. Quindi vado giù. Preparazione. Distendo le gambe in avanti 60 gradi. Inspiro 90. Espiro. Pletto. Apro. Porto giù. O magari non riesco a portare giù. Io anche mi aggiusto le spalle e provo ad avere le anche della stessa elevazione. Quando si ha la scoliosi è facile avere le anche un po' diverse, punto i piedi, piccolo cerchietto, inspiro, espiro. La forza delle gambe è indietro, mentre gli addominali spingono dalla parte opposta. Letto, apro, chiudo. Sento bene lo stretching dei quadricipiti. Altra cosa, non alzate le spalle, questi movimenti della testa, quando state tornando indietro dal rollover. Ne faccio un altro, sperando che mi venga meglio. Ok, vado di control balance. Quindi si inizia come il rollover, solo che punto i piedi. Porto le braccia verso i piedi, li fletto. Ne approfitto dello stretching, almeno per me, per spingere le gambe verso le mani. Sento bene l'allungamento della zona lombare. Punto il piede sinistro, lo porto in alto. In alto, in alto, stringo bene quel gluteo e switch, switch, espiro, switch, scambio, 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 chiudo le ginocchia. Distendo le gambe, porto giù, riarticolo, ho le mani sui piedi se riesco. E sapete cosa vi dico? Che proviamo il bicycle. Inspiro, espiro, porto su, porto le mani, mi aggiusto, porto le mani sui fianchi, chiudo le ginocchia. E vado in bacino quasi in lordosi, diciamo neutralizzo. Distendo gamba destra in fuori, gamba sinistra verso la testa e alterno. Chiedo scusa, il mio non è molto bello come potrebbe essere quello di altre persone. È da tantissimo che non lo provo. Ma che fantastica idea di farlo qua con voi. E vado sempre a provare, sempre mettersi alla prova, non aver paura, altrimenti non si fa nessun progresso. E ultimo, direi. Porto le ginocchia insieme, distendo le braccia, mi porto su. Ok. Porto le gambe incrociate, mani dietro la testa, faccio una piccola trazione del collo, quindi
diciamo per distendere la colonna, costole verso di me, inspiro, espiro, variazione dello spinal stretch, mi allungo, adesso mi allungo, cerco di avere i dischi attaccati al tappetino, porto su, e curvo, allungo, distendo, porto su, espiro, inspiro, preparo, espiro, curvo, inspiro, allungo, espiro, porto su, cambiamo le gambe, mi incrocio, cambio anche il verso, quindi vado in avanti, schiena distesa, curvo, riarticolo addosso al muro immaginario, sempre tanti muri immaginari per il Pilates, distendo, espiro, costole in dentro, e riarticolo su, 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 e allungo, e curvo, e distendo, ultimo, curvo, e distendo, mi metto in davanti, mani verso le ginocchia, chiudo gli occhi, comincio, finisco come abbiamo cominciato, quindi col respiro, cercando di rallentarlo, come mi sento più grounded, si dice in inglese, più attaccata al pavimento, quindi con magari la testa più leggera, porto il mento verso il petto, ritorno, orecchio destro verso spalla destra, e ritorno, e orecchio sinistro verso spalla sinistra, e ritorno, e lo rifaccio, e ritorno, e testa verso destra, spalla sinistra non si muove, ritorno, e dondolo la testa a sinistra, e ritorno. Adesso giro la testa destra, il corpo non si muove, e ritorno, testa verso sinistra, ho detto sinistra prima, a destra, giro, 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 e ritorno, ultimo sempre ruoto, e ritorno, ultimo. Gli occhi, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.